dibattito e poi diamo la parola a Dando Danna. Vai. Allora, io volevo portare una riflessione rispetto allo spirito con cui ci siamo uniti, al perché della necessità di una sinistra unita cattolica che parte dal basso, non da discorsi, diciamo, che in qualche modo vengono calati dall'alto. E lo voglio fare facendo riferimento a una situazione, diciamo, attuale, tutti i giorni, legati purtroppo a questa crisi internazionale che sta alle porte di casa, nel Mediterraneo, e che vede i sommovimenti in atto. Si parla tanto delle differenze, no, tra stati arabi e stati arabi, e una di queste è legata allo stato libico, no, di cui ci chiariscono bene che non è una nazione, ma in realtà è un insieme di tribù. E lasciatemi dire, Catoria, per come è stata governata e per come si è dimostrata in questi ultimi 20 anni, mi sembra una cozzaglia di tribù, perché praticamente alla fine diciamo, ci troviamo sempre a ragionare di conflitti non neanche più ormai tra partiti politici o tra modelli differenti di come si intende l'amministrazione della città, ma veramente se uno scende in campo si trova e conosce un po' l'ambiente catoriano, si trova avvicinato non da uno ma da N tribù, che sono sempre le stesse famiglie che hanno governato questa città, senza fare nomi e cognomi, perché tanto li conosciamo tutti, che si ripropongono oggi con una bandiera, domani con un'altra. Il problema a Catoria è proprio di superare e far capire alla gente attraverso un progetto chiaro, semplice, perché le motivazioni di andare oltre questo discorso della tribù, del clan familiare. Quindi dobbiamo dare delle motivazioni, delle ragioni alle persone per cui possono credere in un progetto differente. E secondo me, diciamo, lo spirito con cui ci siamo in questi mesi avvicinati, partendo da percorsi differenti, ma alla fine è molto simile in molti di noi, perché veniamo da strade ed esperienze diverse, ma accomunati da dei valori comuni, che sono quelli, lasciatemi dire, della solidarietà, nel credere nell'uguaglianza, nel credere nella libertà, perché questa non è libertà, quella di ragionare al momento elettorale semplicemente in una logica veramente tribale, qual è quella qua a Catoria. Io do il voto a te perché appunto tu forse domani mi consenti di avere quel permesso per costruire abusivamente, oppure mi consenti di avere quel lavoro ormai non a tempo determinato ma super precario e super a gettone, perché sappiamo quali sono le forme di lavoro che sono venute avanti nel frattempo in questi anni. Quindi siamo accomunati da questi valori e secondo me è importante far capire alla gente, proprio perché, diciamo, credo che quello che manca di più nel nostro paese, a partire dai nostri territori del sud, quali queste periferie informe, senza identità, perché parliamoci chiaramente, dato che sta perdendo qualunque identità, semmai l'avesse avuta, ma in un passato. E secondo me il nostro progetto pure di rilancio da un punto di vista di che cosa abbiamo in mano come risorse ancora su questo territorio, secondo me noi teniamo l'intelligenza, le risorse umane che possiamo mettere in campo, e dobbiamo far capire che da queste bisogna ripartire. E l'unica risorsa economica che potenzialmente possiamo avere sono le aree dismesse, questo territorio che potrebbe essere riutilizzato per veicolare tanti progetti di una ricostruzione a partire da questi territori che li abbiamo anche nel centro della città, per veramente incominciare a mettere uno insieme all'altra dei mattoni per costruire un'identità a questa città. Si parlava prima della villa comunale, ma è possibile che una città di 100.000 abitanti non abbia un minimo di parco? Io 10 anni fa, quando sono stato nei Verdi, ho vissuto quell'infausta esperienza della prima amministrazione De Rosa, mi è interessato a discorsi legati alle aree, a processi, da più parti, ahimè, sono arrivati velati consigli di smetterla di interessarmi di certe tematiche. Lascia sta, perché qua ci stanno interessi, alla fine questi interessi non si sono neanche concretizzati in niente, né a livello privatistico né a livello pubblico, senza nessuna ricaduta della città. Noi dobbiamo partire da questo per presentare progetti reali che portano anche occupazione, perché voglio dire,
qua sono aree immense che prima eravamo una città industriale. Dalla città industriale siamo diventati quello che si chiama post-industriale, ma non ho post-industriale creando un modello alternativo, senza niente. Perciò ci troviamo oggigiorno nella situazione drammatica anche dal punto di vista occupazionale. Io credo da là possiamo partire e dobbiamo ripartire per creare condizioni per avere un ambiente migliore, per avere possibilità occupazionale e per dare identità a questa città. Grazie.